Studenti e ragazzi delle scuole primarie e secondarie protagonisti questa mattina nell'auditorium dell'annunziata del decimo premio letterario nazionale Giuseppe Capograssi, promosso dal Lions Club di Sulmona con l'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi, un momento per riscoprire l'insigne giurista, renderlo più vicino, più amico degli studenti. I premi sono stati consegnati dalla presidente del Lions Club Sulmona, Gemma Diorio, dalla dirigente dell'Istituto Mazzini Capograssi, Domenica Pagano, dal professore Fabrizio Politi, presidente della giuria del premio. Il saluto dell'amministrazione è stato portato dal presidente del Consiglio Comunale Cristiano Gerosolimo. Giornata di grande gioia per il Lion perché dopo 3 anni di Covid riprendiamo con il concorso Capograssi pubblicamente e abbiamo intenzione di proseguire su questa via per far avvicinare i giovani allo studio di questo che fu un grande cittadino per noi, un concittadino giurista, uomo cattolico e di grande cultura. Per noi è un patrimonio che dobbiamo assolutamente portare avanti, a partire da tutte, dalla scuola primaria fino alla scuola superiore. La manifestazione ha molteplici valenze. Innanzitutto è un'iniziativa che parte dall'istituto scolastico Capograssi di Sulmona, che ha avuto un'approvazione di livello regionale e nazionale e quindi ha una dimensione istituzionale particolarmente importante. Io ringrazio la dirigente Pagano, l'Istituto per averci coinvolto nel comitato di valutazione di questo compito che i ragazzi sia delle scuole elementari che delle scuole medie hanno svolto su un pensiero di Capograssi nemmeno semplice, perché ruotava attorno sia all'idea di democrazia che al significato all'importanza della pace e alla negatività dell'evento bellico. Argomento attualissimo, ma al tempo stesso una formulazione non semplice. Capograssi era un autore non semplice, anche per questo purtroppo scientificamente è un po' è stato, come dire, la penetrazione del pensiero capograssiano nel panorama culturale ha ritardato un po'. E però dobbiamo dire che i ragazzi l'hanno interpretato con grande, direi anche genialità e grande lucidità, e cioè l'importanza per loro stessi e per il futuro dei valori della democrazia. Manifestazione veramente importante, utile, cui le istituzioni comunali non possono che essere grati al Lions Club per aver organizzato ormai da oltre 10 anni questo evento. Evento che, al di là dello spirito di competizione tra studenti, porta in auge e continua ad affermare il nome di Giuseppe Capograssi. Giuseppe Capograssi, tra i nostri più illustri concittadini, che dall'alto delle sue opere giuridiche, filosofiche e letterarie ha portato in alto il nome di Sulmona e non solo, riempie di contenuti ancora oggi della vita attuale di ogni singolo cittadino. È un evento importantissimo per l'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi perché dal 2017-18, in cui c'è stata l'ultima edizione del concorso nazionale dedicato appunto all'insigne filosofo e giurista Giuseppe Capograssi, siamo riusciti quest'anno come istituto comprensivo, in particolare come scuola media Capograssi, a rilanciare finalmente la decima edizione di questo concorso nazionale, che comunque è un retaggio del nostro istituto, ma si era interrotto appunto dal 2017-18 per motivazioni sia legate al Covid che ad altre ragioni. Quindi io non posso che essere fiera e orgogliosa in qualità di dirigente di aver appunto rilanciato con la collaborazione, la sponsorizzazione del Lions Club di Sulmona il decimo concorso nazionale dedicato appunto a Giuseppe Capograssi.